Abbiamo il nostro gabbiano ufficiale, il gabbiano, Luca Poli, regista, contento di come andate? Direi proprio di sì, direi che insomma, è stata una bella affluenza di pubblico, molto caldo, è andato tutto direi alla perfezione, anche a livello tecnico, siamo ricordati tutte le parti, direi no, è andato veramente molto molto bene, siamo tutti molto soddisfatti, c'era molta, molta carica di adrenalina e l'abbiamo sfruttata tutta. Tutta. Malgrado l'ora abbiamo visto anche qualche ragazzino, qualche bambino. Qualche bambino sì, perché insomma abbiamo cercato un po' di coinvolgerli, purtroppo solo nel finale in un pezzo della canzone sono stati carinissimi, insomma ci sembrava anche una cosa carina far intervenire loro anche perché insomma, assorbivano anche loro un po' una parte di messaggio già a quell'età, no? Che non guasta. Che cosa vuol dire oggi questo volo del gabbiano? Ma dietro a questo volo ci stanno tanti messaggi, tante cose, sono tutti piccoli messaggi molto, comunque molto, molto soft, molto leggeri, per insomma, sensibilizzare un po' su tutto quello che riguarda il mondo della cosiddetta diversità, no? Che poi sia una diversità fisica o semplicemente del colore della pelle o per qualsiasi tipo di difficoltà una persona possa avere, quindi barriere architettoniche, cose di questo genere, il gabbiano, come l'abbiamo voluto anche interpretare noi, sta proprio a lanciare questo tipo di messaggio, ma ripeto senza essere troppo eclatanti, ma molto tranquilli, sottovoce, in modo lieve, e quindi un messaggio per qualsiasi persona a non smettere mai comunque di osare, non arrendersi mai e di osare a vivere semplicemente. Questa sera devo dire che c'erano tanti personaggi, tanti aiutanti, no? Sono stati tutti bravi. Certo, abbiamo avuto un sacco di persone dietro le quinte, anche l'allestimento del buffet, anzi ringrazio Paolo in questa occasione che non ho potuto farlo prima sul palcoscenico che ha allestito quel bel rinfresco, molto autunnale con tutte le foglie di castagno e più tutte le persone dietro le quinte, i tecnici, no, è stato veramente un bel lavoro d'ensemble. Abbiamo vicino l'istruttore del gabbiano, Alessandro Rizzelli. E come si è comportato il gabbiano? Ha imparato bene, devo dire. È stato molto bravo, anzi addirittura, secondo me, ha superato il maestro, perché alla fine è lui che insegna a me qualcosa, alla fine, quindi sì, direi che è stato molto bravo. Ecco, dove nasce questa passione per una commedia di questo tipo? Ma sicuramente è una commedia che ha un enorme significato, un significato molto, molto profondo, e il mio personaggio anche egli è molto profondo in quanto appartenendo ad un mondo immaginario mi ha lasciato tantissimo veramente, quindi è stato molto bello e molto intenso recitare in una commedia tale e ne sono veramente onorato. Ecco qua, la facciamo presentare al gabbiano. Eh beh, direi che l'ultimo acquisto della compagnia e che fior di acquisto, abbiamo qui Maureen alias Sara Massucco e Leslie anche certo. E il ruolo? Il ruolo fa il ruolo di Maureen, quindi la voce ispiratrice che quindi suggerisce a Richard Bach la scrittura del libro, e diciamo nella parte reale della rappresentazione corrisponde a Leslie, la moglie di Richard Bach. Insomma, i suggerimenti hanno avuto successo. Sì, insomma, il nostro grande regista ci ha dato la strada proprio per trovare la maniera più naturale per interpretare questi ruoli, perché comunque bisogna impegnarsi ma anche avere una grande guida, penso proprio, soprattutto nel teatro la cosa fondamentale non è il singolo ma il gruppo, sicuramente, aiutarsi a vicenda e stare sempre uniti in qualsiasi situazione. E il gabbiano cosa ha insegnato? Il gabbiano ha insegnato molto perché diciamo come gruppo ci ha legato tantissimo, come gruppo, come amici, non siamo solo un gruppo teatrale ma siamo proprio dei grandi amici. In pochi mesi, io da quanti mesi sono? Ho iniziato a frequentarli ad aprile e ho trovato veramente una famiglia. E poi ha insegnato tante cose perché comunque ci ha fatto conoscere tante realtà che prima non conoscevamo solo per sentito dire. E gabbiano ha insegnato a superare qualsiasi
pregiudizio, qualsiasi anche ostacolo, qualsiasi obiettivo e cercare di raggiungerlo nella vita. Per finire, Antonella Arpe, questa sera un grande affare, perché credo che una commedia tradotta come questa sera nella lingua dei segni dall'inizio alla fine, non so quante volte al Cantero sia successo. Beh, in effetti è vero, è la seconda volta, sempre dirette da Luca Poli, anche perché lui è un maestro in questo, proprio ci insegna che la cosa importante è proprio l'integrazione, abbattere le barriere culturali o fisiche che siano. Sì, per me Jenny, Barbara e Roberta è stato un lavoro abbastanza complesso, perché comunque non è uno studio semplice del copione, qui si tratta proprio anche di impersonare i personaggi, quindi di cogliere proprio quelle sfumature che poi colgono anche gli attori, no? Devi impersonare un personaggio e quindi c'è proprio tutta un'emozione dietro, un lavoro faticoso però con una soddisfazione enorme, perché quando comunque vedevamo le persone sorde che alzavano le mani, che facevano il loro applauso, insomma vuol dire che il messaggio è arrivato, e anche con l'intervento che è stato fatto dalla presidente dell'associazione, nonché mia sorella, insomma abbiamo capito che comunque siamo arrivati nel cuore. Bene, allora Antonella, facciamo così, salutiamo dal Cantero e lasciamo proprio quell'intervento, no? Un saluto a tutti e complimenti a tutta la compagnia e anche al pubblico, che insomma alla fine poi era bello coloroso, anche se come al solito poi arriva tardi in queste serate.